Francesco Parisi è presidente dell'omonima casa di spedizioni internazionale. Allora, da casa di spedizioni a intermodale, terminalista, il passaggio per lei è stato breve su Parisi? Beh, è stato breve, non è stato facile. Ovviamente abbiamo dovuto pensare negli ultimi 15-20 anni all'innovazione, come in tutte le attività, come in tutte le attività, diciamo, economiche. Stare seduti sulla propria scrivania non porta da nessuna parte. E qui, diciamo, sicuramente la riforma della legge portuale 84-94 ha aperto delle prospettive che qui a Trieste in parte sono state colte proprio dalle case di spedizioni. Noi qui abbiamo convertito questo termine in maniera radicale, vedendo 10 anni fa la necessità di avere una piattaforma per l'interscambio mare-ferrovia. Trieste ha dei mercati che sono a 500 km di distanza, non ha, diciamo, un hinterland di produzione e di consumo che consenta di giustificare un porto di queste dimensioni. Questo porto era nato per l'impero austro-ungarico. I mercati dell'ex impero austro-ungarico sono nuovamente accessibili perché fanno tutti parte oggi dello spazio comune dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, si è vista questa opportunità e la realizzazione di questo progetto ha trovato una risposta nel mercato veramente straordinaria, soprattutto nei traffici, diciamo, relativamente short sea del Mediterraneo e soprattutto il Mediterraneo orientale, Turchia, Grecia, eccetera. Signor Parisi, lei ha parlato di mercati. Trieste praticamente copre il nord-est europeo. Avete coperto la Baviera benissimo. C'è qualche progetto futuro oltre ai paesi scandinavi, la Baviera, l'Austria? Arrivare fino a in Svezia poteva essere impensabile solo pochi mesi fa. Però se c'è un'efficiente soluzione e una catena logistica competitiva, non ci sono limiti. Secondo noi molto è legato alla ferrovia, noi crediamo molto che ci debba essere, diciamo, un riequilibrio modale fra la strada e la ferrovia, soprattutto sulla lunga distanza, oltre i 500 chilometri. Devo dire che il momento è anche favorevole perché anche diciamo, il governo e il ministro delle infrastrutture sicuramente sta facendo molto per rendere maggiormente competitiva l'infrastruttura e i servizi ferroviari.